Beh, a Napoli, perché a Napoli mi sembra di capire da tanti amici napoletani che c'è Disney è sempre molto seguito, almeno da mezzo secolo, da quando anche nell'immediato dopoguerra i lungometraggi Disney erano mostrati in un cinema che era anche molto vicino a Viale dei Mille, dove mi dicono c'erano file di persone, di famiglie intere con genitori, bambini piccoli, specialmente in prossimità delle feste natalizie, a vedere classici lungometraggi da Biancaneve e Sette Nani, Peter Pan, La Bella Addormentata e così via. E poi è noto che c'è un gruppo di collezionisti abbastanza agguerrito di pubblicazioni sia di periodici che di libri Disney. E poi forse Napoli è una delle tante città in cui i personaggi Disney si recano nelle storie prodotte in Italia. È quasi un caso, perché sembra che ci fossimo messi d'accordo, ma sono almeno 6 settimane che i papri da Paperopoli si spostano nella zona di Partenope, in particolare nell'area del Vesuvio, dove sappiamo appunto c'è la famosa casetta alle pendici del Vesuvio, che di solito si illumina di lampi, scoppi per i sortilegi della fattucchiera Amelia, che pare sia una discendente della maga Circe, anche quella, insomma, parecchi secoli fa, secondo la mitologia, abitava da queste parti. Diciamo, i legami sono multipli. Certamente, certamente. Non solo, ma poi un nostro amico che sarà poi presente, che è l'attore ben famoso Lello Arena, che è un grande collezionista, ha anche scritto delle storie a fumetti con i personaggi Disney, e in una di queste ha creato l'intera famiglia di Amelia, il suo pretendente Rosolio, la nonna Caraldina, e ci ha messo anche una nipote simile ad Amelia che si chiama Minima, in dimensioni piccole, e ci sono delle storie famose ambientate in particolare nella zona di Castel dell'Ovo, con la leggenda di Castel dell'Ovo e anche una specie di elfo volante che si chiama Struffolino. Lello Arena potrebbe dire di più, alcune cose non si possono rivelare purtroppo. Qualche iniziativa particolare in occasione del numero 3000? Sì, su questo magari la direttore o direttora Valentina Di Poli potrebbe dire molto di più, però qua in mostra ci sono una serie di assaggi di tutte le storie che ci saranno. Sarà prima di tutto un numero doppio, io faccio finta di dirlo perché non dovrei dirlo, però io non sono del settore, quindi non sono io, sembra la mia voce ma è un sosia che sta parlando, e in alcune di queste storie ricorre il numero 3000. Per esempio, forse posso dire che in una storia ci sono 3000 parole, in un altro, beh, secondo me potete dare un'occhiata facendo finta di nulla, dando un'occhiata a queste tavole, qualche anticipazione grafica già è possibile vederla, però acqua in bocca.